Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Amnesia a Machine for Pigs, questo episodio finale. Attenzione, in questo episodio parlerò poco, semplicemente perché voglio seguirmi la trama. Parlerò soltanto negli eventi scary. Quindi godetevi la trama e buona visione. Levando questo mondo, ho visto le scorie del cosiddetto progresso. Ho visto fame e malattia. Ho visto immondizie galleggiare nel porto. Non portiamo che rovina a tutti noi. Erodiamo questo mondo. Ma cosa sta roba? Ci sbrighiamo a scendere oppure dobbiamo aspettare ancora un bel momento. Sembra però che siamo quasi arrivati, eh? Oh sì, siamo arrivati. Allora, aspettiamo che ci apre la porta. Aspettiamo. Ok, tra poco leggiamo la quest. Sono tornato come Angelo della Vendetta, come sabotatore. Troverò un modo per fermare la carneficina, con una distruzione sufficiente. Il cuore sarà aperto, la macchina era confusa. Ora basta per sbloccare la serratura. Non posso provocare nemmeno questo shock. Trafficio negli occhi, gli occhi. Infilare cavi roventi. Nelle orecchie prenderla a martellate, sventi. E spingere frammenti di vetro in ogni suo ortizio. Allora sussulterà. Io ne approfitterò per calmarmi nella sua gola e trafiggere il cuore dall'interno. Si va da questa parte, vediamo, c'è qui una porta. Premiamo il bottone. Ma prima andiamo da questa parte, che vedo che ci sono delle cosa c'è da fare. Io qua sinceramente so che cosa fare. Vediamo cosa c'è. Oh, questa luce qua cos'è? Vediamo cos'è sta roba. Oddio. Oddio, che è sta roba? Fa corrente. E lì giù, lì sotto c'è anche uno stronzone. E beh, trovo quelle porte lì, vediamo se riusciamo a fare qualcosa per se riusciamo a trovare la soluzione. Will they be free? Yes, my friend, drained and bled and freed from the prison of the flesh, free to ascend as smoke to the stars. And the good, the word. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Oddio, ma certo che sei proprio uno psicopatico, cioè, te ne rendi conto, Mandus? Ci sono dei cassonetti, magari lo buttiamo dentro, dai. Pompe di refrigerante. Forse posso sferrare primo attacco, bloccando questi ingranaggi con un oggetto abbastanza grande. Dovrei fermare il flusso del refrigerante. Accumulo di pressione che spaccherà le tubature, frantumerà le cisterne. Memoria. Ah, la candela. Quell'oggetto sconvolgerà la macchina, allagando il sistema, e stavolta non saranno solo i quami,
Ma una morte elettrificata. Quindi cosa dobbiamo fare? Parte, vediamo cosa sta succedendo, dai. Spero che va tutto bene. Allora, spero. Allora, andiamo a destra, che dovrebbe esserci una cosa. E dovrebbe. Qui c'è scritto tripperia. Sì, perfetto, tripperia. Qua quindi dovremmo essere, da quel che ho capito, dovremmo essere in una tripperia. Adesso andiamo sulle scale, ritorniamo sulle scale e vediamo se c'è qualcosa da fare, no? Spero che non è un problema. Allora, andiamo a questa parte. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di qua. Penso di no. Wow, adesso però c'è l'acqua. Dai, facciamo questa roba, dai. Andiamo lì. Penso che dovremmo ucciderlo, no? In qualche modo. Wow, che effetto, mi piace questo effetto, raga. Dai, mettete mi piace per questo effetto. Ok, wow, è morto. Quindi torniamo indietro. Penso che dobbiamo scendere, no? Sì, penso di sì. Vabbè, comunque scendiamo. Penso che non ci facciamo male. Ahia, sì che ci facciamo male. Wow. Ma certo che sei proprio un bel ermaialone, eh. Cioè, non per dirti, eh. Vabbè, qua penso che dobbiamo sabotare la macchina in qualche modo. Leggiamo la lì la valvola qua. Wow. Questo è bloccato. Oddio, che è questo scricchio dietro schermo? Questa valvola, no, vediamo qua cosa c'è. Wow, tiriamo su quello. Che è finita l'ora di scuola, tutti a casa, sì certo. Vabbè, fatto gli scherzi, dai. Okay. Su, dopo questo, che cazzo. E basta questo ciuffo, madonna! I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Wow, lì c'è del sangue. E un Mampig. Camminando a questi templi, quella piccola pila di pietre sotto ai rododendri, i teschi dell'innocenza sotto le zolle smosse, casse toraciche decapitate sulla fredda pietra dietro ai due altari a 3.000 di distanza, riconduco la mia esistenza alla circostanza, caro nel canale rosi della pioggia della pietra antica, le tossine sono già con l'umidità e in quest'acqua che cade. Tossico in preda ai conati e vomito, un lavello, e afferrò la vasca a due mani, e osservo, di scarico chiara come il giorno, una spina dorsale, giocattolo,
Irtan di meccanismi come la spina dorsale di un bambino meccanizzata. Come può essere? Come può la spina dorsale di un bambino farsi orologio? L'ho lavata con cura e sistemata con la mensola del caminetto, vicino all'uovo che ho deposto, in stesso, sotto il giardino, dove sono sepolti i teschi dei bambini. Lo chiamo il mio Messico. Ma ragazzi, ce n'è più di uno! Vabbè ragazzi, riesce. Vediamo cosa stiamo combinando. Vediamo. La strada per la tripperia. Ora è gravemente finita, cioè, scherza più. La sento tremare attorno a me, come un animale che ha guardato terra. Lo sento, mi odio ancora di più, me stesso per averla scatenata. Il sangue mi fa pulsare le tempie, i miei denti vibrano, ho i cognati, e penso di per la febbre. Sono un angelo della morte, picchiata, per soffocare il primo gente per la morte, quindi non è che l'hanno. I am here again, at the foot of those stairs, towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Hanno tirato fuori il loro cuore. Comunque, avete sentito la trama? Scusate se non parlo, ma sembra che siamo quasi a finale, non so perché. Comunque siamo in mezzo a sangue. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Ragazzi, immaginate lì in mezzo sangue così, con tipo dei corpi così aperti, corpi sembrano corpi umani, corpi, boh, non lo so,
Vabbè, prendiamo l'ascensore, dai, scendiamo, dai. Vediamo cosa c'è dopo, dai. Intanto aspettiamo. Ragazzi. Allora, vediamo. Vediamo cosa dice. Il velo si solleva. La sposa si allora, il velo si solleva. La sposa attende. Rastrella qualche orfano. E il mondo ti ringrazierà. Fa sparire una puttana e un gentiluomo ti applaudirà. Abbatti un mendicante e una signora camminerà di nuovo sicura. Nei sogni cammino con i miei figli, cammino in gallerie che nessun umano ha mai percorso prima. Ne sono certo, ora siamo solo io e lui. Le maniche della mia giacca scoprono il ghiaccio, l'aria stantia e gelida indica che sono vicino. Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Damned for Philistines. Oddio, che è sto lampeggio? Madonna, che canzoni da psycho. Apriamo questa porta e... Oddio, che cazzo è? Che cazzo è? Andiamo... Oddio, raga, c'è paura. Che cazzo è? Oddio! Oddio! Che cazzo è? Basta! Basta! Che cazzo è? Cioè, oddio, che è un mostro! Oddio! Oddio! Aiuto! Oddio, è male! Puttana! Adesso! Vabbè, andiamo a questa porta. Per forza. Vabbè, una script comunque. Compagnia la...
pieno di spiriti. Sangue, ma siamo stati macerati da sangue. E io, tu indossi come una maschera, e questa per il mio futuro della cassa toracica del presente. Li salveremo. Li salveremo tutti! Oh my god, questo è inquietante, raga. Andiamo avanti. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Oh, my children. My children. What have I done? What have I become? I will put it right. Back to my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ricordi che emergono col corpo ergonfi da schiuma del Tamigi, li ho guardati in fasce, porcellini strillanti coperti dal sangue della loro madre morta, e il cuore mi si è subito colmato sia di grande amore sia di un odio divorante che mai avrei immaginato. La mia anima si è forse scissa, cioè forse loro scissa, allora creando lui, era quell'uovo della mia anima. Il momento in cui il grande orologio ha iniziato a ticchettare, il solo cammino di redenzione è di ricongiungersi, di tornare uno, di chiudere il grande cerchio riportando quel folle nel mio cuore, e perdonando lui e perdonando me. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this. A far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world right now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet, and gas. Sono in cerca di istruzioni e consigli, ma per tutta risposta il sistema mi prende in giro. Sempliciotto mi dice, ora devi trovare le tue risposte da solo. Potrebbe sembrare vicino. E cosa farò se non lascio in for Kingsmas? Era figa! Qua c'è un cuore che... Cuore. Andiamo verso sinistra. Allora andiamo qua, sì, la prima porta, sì, un pull. Per farvi passare, e dai, per favore, ok.
Vabbè. Vabbè. Qua cosa c'è? Qualcosa qua. Beh, adesso prendiamo le scale. Ok, andiamo qua. Vero. Oddio, che sto flash! Enoch, Edwin, Oswald e Neo. Quasi fine? Non ho capito. Listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. I am your friend. Non è niente. I am no more evil than you. We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them in the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel, on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Tutto qua il gioco. La porta, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è, spero che venga. Si apre me. Wow! Ma che figo sto posto! Posso accendere? Non so accendere. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all and
and they will bury their stabs into your ribs, and they will eat your hearts. Please, Mander Snow. Tutto qua. Wow. Che è sta roba? Oh, basta! Ci la parte finale. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century. Wow, ho imparato una cosa in questo gioco. Chi uccide sarà causa del male di se stesso. Questo è quello che insegna veramente il gioco. Allora, sembra che il gioco sia finito seriamente. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Spero che... è tutto. E da casa mi è tutto. Ciao a tutti, ci ritroveremo nel menu principale. Complimenti! Grazie per averci seguito anche questa serie. Allora, un gioco davvero spettacolare. Grazie, è molto bello.
Nel periodo in cui si acquisisce la lotta di classe, non può che sta da bomba che è inattente. Questo è l'insegnamento che c'è sotto. Ragazzi, è stato un gioco fantastico. Infatti è proprio così. Come ha detto questo Leon qua. Ragazzi, questa serie... Ragazzi, detto questo, si conclude la nostra serie. Abbiamo finito il gioco e soprattutto ho imparato questa cosa. Il lavoro che c'è dietro borghesia, la sofferenza verso gli animali che li causa l'uomo e soprattutto quello che ha detto questo Leon Trotsky. Vabbè, ragazzi, da custom è tutto. Mettete un like e un commento e ciao a tutti.